Eccoci qua, in realtà siamo stati appena abbandonati da Bianca che è andata a recuperare Gabriele Lingiardi, quindi noi aspettiamo un pochettino. Gabriele, come puoi commentare questo Forza Roma di The Man Who Killed Evo? C'era una partita stasera? Sempre forza, no? Giochiamo domenica. Ah, Sempre forza, commenterei. ok. E mentre allora è della Lazio, giusto? No, che loro non gliene freghi niente del Scusate. calcio, si interessa alla pallacanestro. Ah, giusto, fantastico. Vedi, Sera quindi della dici Lazio, bene. non potevamo lavorare insieme, però Molto buona roba, bene. Buonasera a tutti. Allora, salutiamo quello c'è. Eremita sul greppo. Ah, ecco, siamo stati è taggati. stata appena pubblicata la recensione di Bones & Noll. Esatto. No, No, di Atena, come? scusami, di Atena, non di Bones & Noll. No, adesso scattava l'embargo di Atena. Ah, no, ma il punto è, era stata messa in bozze. Ah, di Gabriele Lingiardi. Noi stiamo facendo questo, proprio cucina redazionale. È l'interno che Esatto. l'ha fatto, bisogna chiedere a Adesso lui. arriverà Però Lingiardi e glielo chiederemo perché è suo il, come si momento di dice? identificazione No, in aziendale. realtà ci è arrivata la notifica del rilancio social della diretta a cui stiamo assistendo in questo momento, grazie alla nostra mitica. Momento di Inception. La diretta Esatto. dentro la diretta. La nostra mitica Martina Vitelli che ci rilancia tutto sui social. Vedo arrivare dietro le quinte sia Bianca che Gabriele. Intanto facciamo un po' di anticipazione per la Anche noi prossima facciamo un puntata. applauso, mi No, sembra che facciamo un non c'è applauso. nessuno. No, siamo reduci da Monica e da All the Blood, the Tears The and Blooden. Bloodshed. Una cosa del genere, non mi ricordo, per Laura poi. Tras di cui parleremo domani. Qualcuno ce l'ha una? Eccoci, grande. Ciao. Ciao. Ma non Ciao. Non abbiamo si vede nessuno per che non si niente. Sì, vede. adesso Adesso non spostiamo ha voce fuori l'inquadratura. campo. Adesso ci riorganizziamo un po'. Cioè, intanto ce l'abbiamo noi un coso, come si chiama? Un libricino? No, Un però programma? al volo ce li ricordiamo. Sono veramente dei La mia poracci. memoria è pessima, però non uso Allora, carta, ho eliminato la carta dalla mia questo qua vita. doveva essere un grand'angolo, non lo so come funziona. Adesso magari se lo allontano funziona pure meglio, ok? No, 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 ce la facciamo, ce la facciamo. Ok, intanto ciao a tutti, diteci se ci sentite bene, perché stasera per la prima volta in 3 giorni dovremmo avere una illuminazione accettabile, il microfono collegato che è, come si chiama quando prende dappertutto? Ambientale. Ambientale. E abbiamo la webcam grandangolare, cioè dovremmo essere perfetti. Quindi diteci se ci sentite bene, perché se no non so cosa fare. Come mai non c'è Francesco Alò? Già, cosa sta guardando lui? Sta Aveva una guardando. doppietta di film, cioè si sta guardando Pearl, se non sbaglio. Ah. Ha guardato Monica, come abbiamo fatto anche noi, e poi c'aveva un altro film, cioè Pearl, che è il prequel, come sapete, di X, di Ty West. O Ty Ok. West. Ty West. Ty Ty West, West. boh, non lo so. Allora, noi vi vediamo e vi sentiamo bene, Ciccio Bertoso. Grazie, fantastico. Siete meravigliosi, dice Crum Crum. Fortuna che non vedo quella. Ma Alessia, sei veramente. Stavo No. per dire, ma come si permette? È Alessia Pelonzi che ci raggiungerà domani, oggi che giorno è? Il 3? Il 2? Forse ci raggiunge o domani o dopodomani. Ma Alessia, lasciamolo quando dire a ci lei, raggiungi? Va lasciamolo bene. dire a lei, Alessia, tanto. quando vieni qua? Quando è che ci raggiungi a parlare di Vera, tra parentesi? Domani, ok. Ah, già, certo, arriva domani pomeriggio. E, quindi con lei parleremo di Vera. Stasera parliamo di Uncouple. È un film Io il impronunciabile. francese, come al No, solito, no. non so. Una copia, io ho sempre detto una copia, vado a vedere una copia di film. Una coppia, esatto. Ma la copia di una coppia. Parlerete di Bones & Noll? Sì, parliamo anche di questo. E poi di che parliamo? Parliamo di Bones & Noll, parleremo di Athena, Esatto. parleremo di appunto Uncouple e di Margini, che Margini. ha visto che è il film italiano della settimana della critica. La settimana della critica fa solo 7 film a programma e uno è italiano e l'ha visto per noi Bianca Ferrari, e cominciamo da quello. Ah, ok. Attenzione, possiamo fare una doverosa premessa? Vai. Margini, abbiamo scoperto oggi, è ambientato a Grosseto, sotto casa, è stato girato sotto casa del nostro Matteo Un Tosini. conflitto di interessi. Vedete, Ce l'ha campaniristico. detto Matteo, ha scritto oggi, ha detto: ragazzi, ho appena scoperto Beh, che ci ha c'è messo questo anche dei film. soldi nel film. Non lo so, sicuramente ha aiutato col catering, mandava giù Col dal balcone il cestino. Io gli cestino con. ammortizzatori. Non è Esatto. morto nessuno in quel film, grazie Matteo. Esatto, che Cos'è bell'uomo Margini? Lingiardi. Se volete, mi collego dalla sala d'arsena. Ma Ok. l'ho pagato. Come vedete, Bianca ha già gli occhi a cuore perché deve cominciare a parlare di Margini. Allora, Vai. mi è piaciuto tantissimo. Margini è l'esordio alla regia di Nicolò Fassetti ed è ambientato a Grosseto e parla di questa band punk hardcore che suona malissimo, ma deve fare questo concerto a Bologna perché deve fare da gruppo spalla questa band americana fortissima. Solo che cosa succede? Che questo concerto viene annullato e quindi questi ragazzi proveranno a far venire la band nella loro Grosseto. E da qui parte una serie di inconvenienti che si alternano tra dramma e commedia,
dove questi ragazzi si barcameneranno tra impiegati comunali che non gli vogliono dare gli spazi, gestori di club insopportabili e le famiglie. Ed è, diciamo, anche mi è piaciuto tantissimo, perché di solito il cinema italiano parlasi di margini, ma sempre a livello di classe bassissime. Invece qua parla di classe media e della generazione giovanile, il loro problema ad affrontare il futuro, la precarietà di quella parte italiana. E mi è piaciuto tantissimo perché l'ho trovato molto veritiero in come racconta quel mondo. E il mondo musicale proprio, cioè il tecnico del suono che si comporta in un certo modo quando gli freghi il cavo. È tutto veramente esilarante. E mi è piaciuto tantissimo, anche recitato molto bene. E che dire, ve lo consiglio tantissimo, ragazzi. Esce tra poco. Stiamo parlando di Margini, che uscirà al cinema a settembre. La data già ce l'abbiamo. Ce l'avremo, ma non lo ricordo. Chi lo distribuisce? Lo sappiamo, ma non lo ricordo. Completamente impreparati, ragazzi. Scusateci. L'ho già letto. No, abbiamo detto, sta vedendo dei film. Questa sera non ci sarà, per cui domani poi farà il recuperone delle cose di cui stiamo parlando stasera. Ciao Alessia, che sta andando a fare la valigia. Scusa Bianca, ciao a tutti. Bellissimo, okay. Una diretta di servizio. Ci vediamo domani, esatto. Qua senza Lo è tutto molto più, diciamo sul campo. Triste. Anche più triste, sì. No, più che altro stasera qualcuno deve battagliare con il Gnolo. Ieri sera mi sono preoccupato. Perché se no io non prendo sonno. Abbiamo rischiato la rissa. Cioè, comunque, ecco, grazie. Margini lo distribuisce Fandango. Bene. Okay. Sì, è vero. Grazie Mike Valens, Fandango, grazie mitici. Commento di Domenico Procacci 42. Ecco. Ma Lili Boschi Twitch ci dice Pearl lo sta vedendo Francesco adesso e lo vedo domani. E Bianca lo vede domani, quindi ecco, se ne parlerà domani. E io una domanda su Margini, però io non l'ho visto. Vai. Ma conoscendo la scena musicale italiana, sappiamo che abbiamo dei personaggi piuttosto particolari, soprattutto quelli indipendenti, insomma, i giovani amatori. Così. E i personaggi come sono? Cioè, sono esattamente come me li immagino io, quindi il tipico musicista che ha passato l'età del liceo capendo che può suonare la chitarra e incrociare belle ragazze, il batterista con i capelloni, così, oppure si va su un modello più convenzionale? Cioè, come è rappresentato questo mondo? Allora, questi tre ragazzi sono abbastanza diversi tra di loro. C'è il ragazzo che vive ancora a casa con la mamma, che in realtà è il panchettone, più panchettone di tutti, ma in realtà è molto taciturno, quello un po' più problematico. Poi c'è quello più grande di loro, che ha già una figlia e una moglie, ed è quello che, diciamo, ha il conflitto più forte, perché è quello che proprio si batte per questa cosa più di tutti e ci va anche a perdere, cioè ci scommette molto di più degli altri, senza spoilerare. E poi c'è il bassista che suona il violoncello in un'orchestra, e quindi lui ha questo conflitto tra una carriera più sicura nella musica classica e il punk. E quindi no, è anche abbastanza originale, secondo me, come presentano i personaggi. Bene. Il suono è buono, ma loro suonano abbastanza male. Cioè, è nella trama. Nella trama. Sì, cioè, a parte con l'inquadratura di loro in sala prove, che suonano malissimo fuori tempo. Di Viatar non approva questo. Esatto. No, ve lo consiglio, è veramente bello. Allora, invece poi dobbiamo parlare di... Tu cosa hai visto ieri? Sei riuscito a dire qualcosa? Ah, beh, sì, non ho visto. Ma ieri, oggi... No, ieri. Giardine, insomma, no, ieri, allora, cos'è che abbiamo visto? Beh, Bardo. Visto... No, ok, Bardo, ti è piaciuto a te Bardo? No, non tanto. Ok, perché l'abbiamo tutti abbastanza demolito. Francesco D'Amato è stato demolito anche abbastanza la critica americana. Ma l'abbiamo anche commentato questa cosa. Poi... No, il problema di Bardo è che è eccessivo su tutto, uno entra per vedere un film eccessivo, il problema è che capiamo l'importanza di un produttore, no? Come ci dicevamo, cioè di tagliare un pochettino qualche parte, vista, stravista, rivista, poi cita dappertutto, però uno incontra l'altro, incontra quell'altro, poi alla fine è un film che in gran parte abbiamo già visto, no? In altri luoghi. Quindi no, abbastanza deludente. Mentre ieri sera cos'è che hai visto? La memoria, no, ho visto Anka. Ah, eri anche a vedere Ancapo. Allora potremmo passare a parlare Grande fan. Vai, dal vecchiettino di Venezia, Freddy Quai, 92 anni. 92 anni, che fa documentari lunghissimi. E lui, secondo me, ha uno sguardo molto particolare, perché è molto oggettivo, cioè lui riesce a scomparire e a far parlare i personaggi. Lui filma sempre tanto, poi al montaggio ricostruisce delle storie. Avvincentissime comunque. Avvincentissime.
c'era il documentario sulla biblioteca di New York, che era pazzesco, Ex Libris, dove la vita dell'edificio diventava quasi un thriller politico, dove si doveva decidere dove finanziare, cosa chiudere, che ad esempio loro volevano creare un sistema di internet gratuito per tutti gli utenti, e c'erano delle battaglie incredibili che lui non si sa come è riuscito a riprenderle sparendo, perché normalmente quando tu hai una cinepresa di fronte e un regista mandi a fanculo le altre persone. Invece nel documentario veramente c'era questa sensazione di realtà. Il problema è che con il suo film più breve adotta, insomma, il registro della finzione, e secondo me fa un tracollo totale. Non so cosa ne pensate. Come è nato Uncouple? Dico Uncouple in francese, in inglese. Adesso una law, in questo momento serve una law che storpia i nomi. Come è nato? È un film che ha girato in pandemia. Sì, sei persone di troupe, una villa a fare da scenografia, un'attrice, lui, l'attrice poi anche con sceneggiato. Te, Bianca? Non mi è piaciuto per niente. Io amo Wiseman, ma questo veramente non mi è piaciuto per niente. Ah, soprattutto è adattato da una pièce teatrale, non mi ricordo il nome. Comunque sono le lettere di Sofia Tolstoi al marito. E anche il testo, poi per come viene recitato, non riesce a rendersi interessante in alcun modo. Cioè, questa attrice che recita in mezzo a queste immagini bucoliche su una scogliera lungo un fiume, recita questa cosa parlando al suo marito, ricordando il passato, però non emoziona, non ti dà niente a livello di immagini, proprio noi inconsistente. Diciamo spesso che i film sono delle esperienze da vivere. E a Venezia spesso ci sono dei film assurdi che ci lasciano proprio un segno come esperienza da raccontare, anche per riderne. Ecco, questo dura 64 minuti e abbiamo, penso, tutti sperimentato una dilatazione temporale, per cui quei 64 minuti sono diventati almeno 2 ore e mezza. Perché raccontiamo... Ma quanto il film in 3D di cosa? Di Wim Wenders. Di Wim Wenders, che anche lì è vero, dicevo cosa... Passano più velocemente. Che addirittura io con quel film lì avevo gli occhialini invertiti, per cui sono dovuto andare a cambiare. Cioè, io vedevo quello che doveva essere esterno, vedevo all'interno. Quindi figurati, è stato un trip tremendo. Bello. Che meraviglia! Però raccontiamo l'inizio, perché secondo me il film di Wiseman ha un inizio strepitoso. Cioè, si inizia su delle scogliere che io non ho ben capito dove fosse. Sembra Normandia. Sembra Normandia o Britannia. La Francia, generica. Vediamo questi scogli, le onde che vanno. Io l'ho visto alle 10, quindi dopo una giornata impegnativa. E si inizia a sentire, no, questo suono molto chill out. Le onde che vanno. Vedevo intorno a me le teste che cadevano. secchi, ed eravamo solamente all'inizio. Poi a un certo punto c'è questa donna che passa nell'inquadratura, non inquadrata chiaramente come una passante che attraversa, tu dici, sta succedendo qualcosa. L'inquadratura successiva, quando entriamo nel film, è lei, in questo ambiente bucolico, circondata da fiori, si gira, guarda in camera e inizia un soliloquio interiore. No, prima dice, però lei è in casa. Lei è a tavolino, è che inizia a scrivere la lettera, è vero. Incredibile, carboncino. Sì, giusto, la carta e carboncino. Allora, io ho una teoria su questo film. Ho sviluppato una teoria. Non è un film di finzione. Questo qui è un documentario che Wiseman ha fatto su un artista che fa una performance. Cioè, su un'attrice che fa... Chiaramente è montato, quindi non è esattamente quello che sto dicendo io, però, insomma, è la cosa più simile, perché in tutto e per tutto lui usa esattamente la stessa lingua per immagini dei suoi documentari. Tant'è che proprio quel... Se ce l'avete un po' presente, lui spesso alterna fasi più lunghe in cui, appunto, persone discutono, a fasi più brevi in cui ci sono inquadrature di 3-4 secondi circa di dettagli di un ambiente che ricostruiscono tutto. Qui c'è la stessa cosa. Cioè, questa... una concentrazione incredibile sulla luce, come la luce impatta gli alberi, il rumore cioè, è presentissimo. È come se... C'è una scena fichissima in cui si vede la luce che cambia e quindi lei diventa tutto più scuro, poi più chiaro. Poi... Lei che legge queste lettere, no, lei non le legge, lei che recita queste lettere, che sono un collage di lettere diverse. Cui si lagna in continuazione. Sì, no, per raccontare la difficoltà della vita familiare di Tolstoi, che poi ha fatto molti romanzi in realtà sulle famiglie, quindi c'è tutta questa forma di interesse. La cosa incredibile, l'avete detto, io concordo, è che Wiseman è molto più interessante
interessante quando riprende gente che mette a posto i libri, oppure persone che lavorano per strada, giardinieri che spostano i fiori nei suoi documentari. Invece, innanzitutto, è scelta malissimo l'attrice Natalie Wood, non è per nulla magnetica. Ed è, avendo un monologo di 60 minuti, non essere magnetica è terribile, per nulla. Io ho l'impressione, diciamo, dal prodotto finale, si ha l'impressione che non sia diretta. Non ci sia una direzione di questa attrice, perché è quasi sempre monocorde, cioè non ha alti e bassi a seconda dei punti. Cioè è come se Wiseman, dopo 90 anni di vita da documentarista, non fosse intervenuto per nulla in quello che filmava. Avesse semplicemente filmato lei che recitava. E come sapete, la lavorazione di un film, qui poi lei recita in tanti posti diversi, che vuol dire che hanno fatto tanti Chuck diversi. Non è un'unica cosa che è stata, un'unica performance che è stata ripresa. E non è come fare un'unica performance. Tra l'altro è... ci sono dei cambi da totale a primo piano, in cui in alcuni casi ho detto, ma per caso saranno di taglio magari? Ci ho pensato, però potrebbe non essere. Però una cosa, allora, questo è un film non riuscito, cioè c'è poco da dire. Però c'è una cosa che mi ha stupito, cioè quanto, guardando questo film, si capiscono i documentari. Wiseman, cioè io, almeno io, guardando questo film, ho capito che lui guarda le cose che documenta, la National Gallery, l'Istituto Mentale di Ticket Follies, come delle performance, guarda le persone che parlano, che dicono cose come fossero delle performance, e mi sono reso conto di quanto anche nei documentari lui riprenda gli ambienti appassionandosi tantissimo a quanto la chiarezza della luce illumina tutto, come sia il Norman Rockwell del cinema, che si appassiona questa eccezionale chiarezza americana che è sia nella luce, negli ambienti, nel razionalismo di come sono organizzati gli ambienti, sia in queste conversazioni che, lo diceva benissimo Gabriele, sono super appassionanti anche perché sono sempre chiarissime. Io mi chiedo sempre come fa lui a rendere chiarissime, cioè ci condensa in 10 minuti magari un dibattito ed è tutto, sono chiari gli argomenti di uno, sono chiari gli argomenti degli altri, è tutto perfettamente chiaro come se fosse scritto. Lui ha una passione per questa America così razionale, ma in questo documentario non c'è niente di tutto ciò, assolutamente, è veramente per completisti di Wiseman. Però io dirò un aspetto positivo, che per chi apprezza la natura e per chi apprezza e chi ripensa al lockdown... Un film per giardinieri. Esatto, per giardinieri. No, a me ha suscitato parecchie emozioni quando lei non parlava. ma veramente, ragazzi, ci sono in questo film, riesce a ricreare, o meglio, immagino, non è che ha ricreato, ha documentato il lockdown come l'abbiamo vissuto noi. Almeno a Milano c'erano gli uccellini, c'erano i grilli. Io poi, appena finito il primo lockdown, sono andato in montagna, dopo 3 mesi e passa in cui nessuno aveva messo piede. C'era praticamente, non so, il bosco che aveva preso il possesso di tutto, e c'era l'erba altissima, c'erano animali che io non avevo mai visto prima, ho detto, ma esistono questi animali? Sono i loqui interiori. Sì, io lavoravo in casa e quando uscivo fuori in terrazzo sentivo veramente grilli, uccellini di tutti i tipi, che già ce ne sono lì in primavera, figuriamoci, era maggio quando ci sono andato, però in quel maggio lì è stato ancora più incredibile. E in questo film ci sono delle raganelle che fanno delle conversazioni incredibili, che addirittura interrompono lei. Però un'idea che non viene portata avanti, arriva verso la fine, come se la natura facesse... Sì, no, poi torna al mare. Esatto, cioè la torna al mare. Assolutamente no. Però questa cosa a me ha... Io aspettavo che arrivassero questi momenti per vedere questo laghettino, questo stagno. Questa cosa è anche fotografata molto, molto bene. Lui riesce a creare delle immagini bellissime, su quello che può sembrare banale. Rispondendo a una risposta, un documentarista che viene dall'era in cui i cineasti dovevano fare per forza un film l'anno, se no morivano. Cosa fa durante il lockdown? Si inventa una cosa del genere. Esatto, esattamente. E vabbè, per fortuna non c'è il lockdown, immagino stia facendo un nuovo documentario, non so. Qualcuno ha fatto una conferenza stampa, qualcosa? Sì, io ho fatto una conferenza stampa, ma non ne hanno parlato. Ok, non ha detto di cosa farà dopo? No. Oh, cosa ha detto? Scusa, la conferenza stampa. No, hanno parlato della scelta del testo, di come il tuo testo si riferisca per l'appunto alla carriera di Tolstoi e poi a come è stato girato. È stata più lunga la conferenza stampa del film. Sì, sì. Comunque, ci sta chiedendo di che documentario state parlando. Molto bene. Un capo. Film di finzione di Wiseman. Qualcuno vedrà lo Znitsa, che non so pronunciare. L'Onitsa. Credo che Beatrice ce l'abbia, però adesso non mi ricordo chi è assegnato. Comunque è stato assegnato, quindi qualcuno lo vedrà. Qualcuno lo vedrà. La nostra Beatrice non c'è alle dirette perché torna a Venezia città la sera.
Gabriele, mi spoglio se nella terza stagione di Kingdom nell'intro e nella chiusura degli episodi c'è Lars che fa le corna come nei vecchi, si può spoilerare secondo te? No, non spoilerò, ma ti dirò una cosa. Ti dirò, innanzitutto questo si può dire che c'è la scena di chiusa con le tende rosse dietro e tutto quanto. Ti posso dire che ci sono dei riferimenti a quella roba là, cioè tengono conto che negli anni 90 mi faceva questa cosa, però poi cosa facciano? Perché, non te lo dico. Qualcuno ha visto Living a parte Beatrice? Non credo, no. Pare sia, non sia male. Un saluto a Nola da Roman Polazzi, qua c'è sempre la gente. Era molto difficile da prendere Living. È come biglietti. Come biglietti. E dunque qualche matto andrà a vedere Pearl a mezzanotte, piacerebbe molto a me, ma non è fattibile, però ci sono anticipate stampa, giusto? Certo. E mi sono persa la scorsa live che finora avete parlato quella volta. Viper Virginia la trovi su YouTube. Sì. Abbiamo pubblicato le prime due dirette. Alose di Magrini. No, cioè, è un altro Gabriele, uno dei nostri vari Gabrieli, sì, pronti a prendere il posto di Gabriele Niola. Che Gabriele sono io, perché ne abbiamo ormai tanti. Esatto. Allora, torniamo a parlare di Margini, perché c'è il film di Luca Guadagnino, che Bones and All, che parla di creature ai margini della società. Io sono passato davanti al red carpet nel momento in cui usciva Chalamet dalla macchina. Mamma mia. C'era l'ambulanza a pieno regime che lavorava proprio. Sì, ragazzi. Sì, esattamente così. Esattamente. Che meraviglia. Così. Però, a parte che è stato, si è dato tantissimo, sì, perché sì, veramente ha passato il tempo anche prima del red carpet, eccetera. Poi c'è un meme bellissimo che gira delle foto della moglie di Renzi, uguale, con gli stessi capelli e lo stesso vestito. Ma è lei, ragazzi, io mi sono ammazzato. No, vi faccio vedere perché veramente mi sono ammazzato. Me l'hanno girato su Twitter, credo. Ma è un capolavoro. Ho detto, vediamo chissà se riesco a recuperarlo prima che iniziasse. Ma ecco qua, cioè, ditemi. È lei, cioè. Wow. Scusate, vabbè, andate. Sì, ho visto. Ok, vai tu. Cominciamo con la fredda cronaca. Di cosa parla questo film? È un racconto con dentro due racconti. Uno a te non è piaciuto. A me non è piaciuto. Scusate, è l'unico che. Bene, vediamo un po' di. È una storia giovanile, molto classica all'inizio, fino a che appunto non subentra un elemento storia di ragazzi cannibali, ok? Potenzialmente potrebbe iniziare anche quasi come un film di supereroi, cioè dove questa ragazza ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri, il padre lo sa e ne è spaventato, ma durante l'adolescenza, la tarda adolescenza, questa sua tendenza ad assaggiare le dita delle persone si manifesta in maniera piuttosto eclatante, quindi viene abbandonata dal padre, sulla strada, letteralmente. Lei intraprende un viaggio dove andrà a riscoprire un po' se stessa e soprattutto le sue origini, e incontrerà un certo Timothée Chalamet che condivide la passione per la carne. Esatto. Il problema, secondo me... Esatto. Il problema, secondo me, non vorrei andare oltre con la trama, perché poi appunto entriamo un po' in territorio spoiler, è che questo è un film di carne, di amore, ma in realtà c'è di tutto questo, cioè l'associazione è chiaro, no? L'adolescenza, la passione, il volersi mangiare, c'è anche una scena molto importante che, devo dire, ha commosso molte persone, addirittura che mi hanno detto, ah, bellissima, quando si litiga, insomma, qua a Venezia, però io trovo che ci sia sempre una sorta di distanza in questi film, in cui c'è una messa di Guadagnino, sì, cioè lui mette in scena queste vicende con anche una certa precisione proprio registica, ma poi non te la fa sentire, cioè la passione, la voglia anche di gustare, no? Le altre persone, loro hanno un olfatto molto acuito e infatti si sentono, si riconoscono tra di loro, però lo spettatore non li riconosce mai. Questo secondo me fa crollare un po' tutta l'impostazione anche dei personaggi del film e me lo fa sembrare un po' troppo appunto costruito, troppo lezioso. Cioè rappresenta anche il mondo giovanile in una maniera, secondo me, non dico non realistica, perché non stiamo parlando di un film realistico, però troppo pensata, poco spontanea. Siamo negli anni Ottanta, tra l'altro. Certo, sì. E questa cosa è particolarmente interessante, è stata citata anche in conferenza stampa, eccetera, eccetera, perché... uno dei motivi per cui Alò sottolineava che siamo sempre lì agli anni 80, agli anni 80, ma in realtà Xavier Dolan qualche anno fa spiegava perché lui tende a ambientare i suoi film almeno anni 90, anni 80, perché così non ci sono i cellulari, non c'è internet, e effettivamente le svolte di narrative sono
un po' complicate quando puoi trovare chiunque ovunque e con un cellulare puoi risolvere qualsiasi situazione. Comunque il film è tratto da un romanzo del 2015. A me è piaciuto molto, devo dire, tra parentesi, sta beccando delle recensioni pazzesche, sì, forse certo. L'unico che l'ha stroncato è Variety, che però è una stroncatura di peso, ma tutti, IndieWire gli ha dato A, credo, Playlist, che io seguo sempre perché sono abbastanza, gli ha dato A, tutti gli altri hanno dato voti molto, molto, molto alti, molto. Quindi quando Francesco diceva, forse questo è anche un po' risarcimento Suspiria, sicuramente Guadagnino è felice di vedere un tale riconoscimento da parte della critica. Io stavo sentito dei fischi, però davvero? Sì, allora, cioè, ma è arrivato in sala grande? Sì, ho parlato con anche persone che sono state in Darsena, mi hanno detto che lì è stato fischiato molto 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 meno timidamente. In Darsena io non ho sentito un fischio, no. Vabbè, no. E da noi in grande diciamo 70 applausi, 30 fischi? Sì. Ma va, no, ci sta, lui, meno, sempre, lui divide 20, sempre, anche meno, 80-20, ma lui ci sta e divide sempre, bene così, cioè secondo me è corretto, ma, non è un film che lascia indifferente. No, assolutamente, diciamo, io una cosa volevo sottolineare che mi è piaciuta moltissimo ed è la scelta di questi, allora, è un film ambientato nei flyover states, negli stati che stanno da una costa, cioè in mezzo tra le due coste americane, no? Quindi questi stati, con queste pianure immense, completamente dispersivi, ed è interessante perché si citavano anche grandi fotografi e quant'altro, Guadagnino, che ha fatto una parentesi pre-americana con We Are Who We Are, già in Italia, però raccontando un pezzo di Stati Uniti, però in Italia c'è una base americana, e poi si è spostato negli Stati Uniti e ha girato questo film e lo inquadra, lo riprende, lo riproduce questa quest'anima americana, questa atmosfera americana, secondo me benissimo, però la cosa che secondo me riproduce ancora meglio sono queste figure veramente ai margini, anche la fisicità di Chalamet, per il quale lui palesemente ha un feticcio, è talmente magro e secco che, vabbè, voi vedo Lingiardi, no? Però che se si mette di profilo è quasi trasparente, e queste sono delle figure che passano tutto il film a cercare di non farsi vedere, di stare ai margini, di appunto di essere trasparenti. Quindi questa cosa, dice lui, quando pesi 60 kg devi compensare con l'arroganza. Esatto, ma gli riesce benissimo. Lei è fantastica, secondo me Taylor Russell è veramente brava, anche lei ha una fisicità molto particolare perché ha questi vestiti spesso trasparenti, ma poi ha per esempio una macchia sulla pelle, è un volto interessantissimo ed è bravissima, ma veramente sì, e mi piace molto come in questo film si riesca a raccontare questo tipo di persone, questo tipo di personaggi che non hanno un luogo, non sanno dove stare, e però si incontrano. Poi succedono delle cose, c'è anche un punto abbastanza climatico. Ah, parentesi, a me era stata fatta una premessa, è violentissimo. Sì, parliamo pure di questo, no? Che si era detto... Beh, è abbastanza splatter, però no, vi rassicuriamo, non è... Visto, cioè... No, no, The Walking Dead, siamo al livello di The Walking Dead, nulla più, nulla meno, il che non è un male, è assolutamente... No, no, non è che mi aspettavo, non è Suspiria, dove ci sono 15 minuti rossi, no. Cioè... Per cui io è che mi ero stato preparato a qualcosa di forse... peggiore, per cui non mi ha impressionato così tanto, anche se un paio di scene era un po' tipo yeah, però non è per tutti. A me è piaciuto molto e io ci ho trovato anche un forte conflitto generazionale in come racconta la diversità del cannibalismo tra loro due e gli adulti e in generale le figure appunto di persone adulte, perché c'è anche il fatto del loro cannibalismo, sembra quasi un fatto naturale anche se è una cosa estrema, e Guadagnino riesce a rendere questo aspetto dei personaggi una cosa, cioè, quasi innocente, no? Come se, cioè, palesemente metaforico, e quindi per questo anche quando fanno, insomma, quando ci sono le scene che dovrebbero essere più horror, in realtà non lo sono veramente, cioè ti senti comunque che stai capendo perché lo fanno e che lo stanno facendo per scoprire loro stessi. E so che può sembrare assurda associare il cannibalismo a questa cosa, però Guadagnino ci riesce e riesce a crearti una forte empatia con i personaggi, e a me è piaciuto tantissimo, veramente.
Questo, scusate se interrompo, questo è fondamentale perché in un film come questo, in cui si parla di solo di persone, perché noi seguiamo solo delle persone che fanno questi gesti estremi, o trovi il modo di far immedesimare lo spettatore, altrimenti sei completamente distaccato e non te ne frega nulla di quello che succede. Per cui il fatto che no, non lo so, ma il fatto che Guadagnino riesca, in particolare nel personaggio di Taylor Russell, a creare questo livello di empatia, anche perché lei ha dei conflitti e quant'altro, è... cioè, bisogna essere veramente bravi. Poi ho trovato un film veramente dolce, cioè affettuoso, proprio si sente quanto Guadagnino quanto Guadagnino ama questi personaggi, quanto proprio gli vuole bene, cioè si vede che amore da tutti i cuori. E poi cioè, ci ho visto anche un ottimismo finale che in Guadagnino non so quanto sia comune. Cioè, mi ha colpito. Cioè, almeno io ci ho sentito un forte ottimismo e una dolcezza che mi hanno commosso. Questo, secondo me, però, è proprio un problema. Cioè, è difficile raccontare il finale senza raccontare il finale. Però... ci sono due passaggi da due stati emotivi dello spettatore radicalmente differenti. Uno drammatico, uno bucolico. Mm-hmm. E il film inizia in realtà con queste immagini di pitture, no? Molto accoglienti, molto di casa. E l'intero film, secondo me, gioca tanto, no? Sull'alternanza di questi due stati emotivi, un po' come quello che vivono i personaggi. Cioè passano da... chi sono io, perché faccio queste cose, come mai sono nata così, ha dei momenti di totale accettazione. E secondo me su quel finale si esagera sia da una parte che dall'altra, non arrivando a raggiungere nessuno dei due stati. Cioè non ti senti né veramente pienamente nella tenerezza di quel momento, né nella drammaticità di quel momento finale. E aggiungo un'altra cosa meno vaga, ecco, perché sennò rischiamo di parlare così senza andare nello specifico. C'è un personaggio che a me ha proprio irritato tantissimo, ed è il personaggio Rylance, che secondo me è totalmente fuori dal film, e che ritorna dando anche proprio la struttura stessa della storia, una ciclicità che però è come se la dividesse in capitoli, e secondo me lui proprio non funziona. Cioè lì il film ha iniziato a cedermi. Cioè, Gabriele? Allora... hai ricordato una cosa molto bella che mi ha fatto pensare, perché non l'avevamo detto, il film inizia con dei quadri, sì, che cioè è il... sapete che Guadagnino va matto per Bertolucci, e Bertolucci faceva questo tipo di operazioni, vi ricordo, avete visto L'ultimo tango a Parigi, iniziava con i quadri di Francis Bacon, quelle, più o meno quella roba là. Questo però è in realtà, per come quello che l'impressione che mi ha dato, è l'altro lato di Chiamami con il tuo nome. Cioè è comunque un film di Guadagnino con Timothée Chalamet, un film che racconta lo svilupparsi di una storia d'amore, la scoperta di un'identità attraverso la storia d'amore, solo che è diametralmente opposto, perché Chiamami col tuo nome è un film, a parte, molto più bello. Cioè a me è piaciuto Bones and All, però Chiamami col tuo nome è molto più bello. Sì, sì, bello. È un film sui sensi, sull'estate, il sentire, toccare, il provare delle cose attraverso il proprio corpo. Cioè un'incredibile, bellissima eccitazione del proprio corpo, senza nessun problema. Si è molto parlato, no, del fatto che è ambientato negli anni 80, Chiamami col tuo nome, e non c'è nessuna questione riguardo all'omosessualità, nessun problema riguardo a essere omosessuali e sentirsi omosessuali. In questo senso è un film proprio di il piacere di possedere un corpo e di poterlo utilizzare. In questo film invece il corpo è un problema, e tutto quello che è legato al corpo, i sensi, l'abbiamo detto, loro si odorano a vicenda un po' come gli Highlander si sentivano, no? Sì. Che è un elemento un po' di genere che poi a me piace. Ma non solo, il problema loro principale è il gusto, perché loro vivono male essere cannibali, avere questa fame, questo gusto, questa voglia, perché vivono male, perché devono ammazzare delle persone, ognuno ha un suo modo, una sua etica personale, sì, di come fare, di chi ammazzare, quando, in quali situazioni. Ed è appunto stavolta il protagonista non è Timothée Chalamet, cioè quasi tutto il film lui, ma non è Timothée Chalamet, è lei, ed è la maniera in cui lei costruisce la propria identità. All'inizio film il padre la abbandona perché non ce la fa più a vivere con lei. Cioè quello che succede, vediamo il primo morso del film, ma non il primo della sua vita, scopriamo. E ogni volta che succedono queste cose loro devono scappare perché cominciano le indagini e devono andare, il padre non ce la fa più, le lascia dei soldi, le lascia tutto quello che è, anche un'audiocassetta che lei sente col
col Walkman, che è praticamente un vocale, le lascia un vocale, in cui le spiega tante cose, le riracconta tante cose, e poi le racconterà anche a noi, però insomma... Io sto pensando, ma un ragazzino di 15 anni che oggi guarda un film del genere... No, chi sa che c'è... No, perché l'ha spiegato Stranger Things, gliel'ha spiegato. Sì. Bravo, è vero, ok. E, insomma, lei incontra tante persone, incontra tanti cannibali, come lei, Timothée Chalamet, uno di questi è più importante, chiaramente... E attraverso questi incontri, specchiandosi in altri come lei, perché il problema è quello, no? Gli altri non sono come me, specchiandosi in altri come lei, costruisce la propria identità, come sono io, come non voglio essere, come devo essere. A un certo punto ci sarà, possiamo dire che c'è nel film Claude Sévigny, perché sta nel cast, cioè l'incontro con Claude Sévigny sarà molto importante, chiaramente, molto bello secondo me. In questo senso si somigliano quei due film, ma sono diversi, soprattutto perché qui finisco. È un film sulla rabbia adolescenziale, sul sentirsi diversi, sul non trovare un posto nel mondo, su quella parte più oscura della crescita che non c'era in Chiamami col tuo nome, che è di tutto di, completamente di un altro segno. A me è piaciuto, a me non tantissimo, non è il mio film preferito di Guadagnino, ma a me è proprio piaciuto. Sono d'accordissimo con Bianca che ha un finale dolcissimo, bellissimo. Diciamo che ci sono dei tramonti, insomma è un finale che io sono uscito con un buonissimo sapore in bocca, anche se poi verso metà del film c'è una flessione. In effetti mi sono reso conto che era un doppio senso. Mi sono reso conto ora. Comunque c'è una flessione verso metà, ero un po' disperato. Poi ha delle immagini bellissime. Sì, allora, cioè, fotografate un bellissimo. No, ma delle idee di regia, di scrittura che sicuramente vengono anche dal romanzo, però sono rese molto bene. Uno di questi cannibali che lei incontra le spiega che ogni persona mangiata conta e che non bisogna dimenticarsi di chi sono, perché non deve diventare un rituale, cioè deve essere una roba che conta. E lui tiene i capelli di queste persone, tutti annodati, come se fosse la catena che si è forgiato nella sua vita, che lo ancora questa roba, che è un'immagine bellissima, i capelli di tutte le vittime di cui tu però senti la colpa di averlo fatto, però che devi fare? Ti devi nutrire anche tu, che poi tornerà sta catena di capelli. Cioè, ci sono una serie di... C'è un'altra cosa bellissima che a me è piaciuta un sacco. Probabilmente molti di voi sanno che cos'è il rumore anempatico. È una roba che si usa nel cinema ed è la doccia di Psycho. Quando in una scena molto forte, con molto pathos, c'è un rumore che invece non comunica pathos. Ah, sì. Non è come i violini che salgono, no? Cioè, per nulla. È sempre uguale a se stesso. La doccia nella scena di Psycho. E accresce l'emozione in realtà, proprio perché sembra fregarsene. In una scena molto tosta, Guadagnino fa le immagini anempatiche, comincia a dare degli stacchi su dettagli di quello che è successo, che è stato molto probante, molto molto probante, come se l'ambiente non gliene fregasse nulla, un lavandino, un rubinetto pulito, mentre sta succedendo una roba, e appena succede una roba incredibile, sono tutti molto provati, che è un'altra idea bellissima. Così come poi stacca molto fuori in silenzio durante una scena fortissima, e poi ritorna sì, dentro, c'è di nuovo tutto il... Sì, sì, insomma, queste sono scelte che mi colpiscono tantissimo, e io non concordo con Gabriele, perché invece a me mi ha colpito molto. Io sono entrato moltissimo in questa depressione adolescenziale, questo non trovare posto nel mondo, in questa America, l'abbiamo detto, un po' marginale, che lui riprende, c'è un po' un'ossessione in questo film per le case che stanno accanto a luoghi di elettricità. Ci sono sempre tralicci, centrali nucleari, è vero, queste case. Questa America di luoghi di elettricità, che sembra anche è un po' l'America degli europei che fanno il film americano. Cioè, spesso gli europei che vanno a fare il film in America, c'è l'America on the road, c'è la cosa, però è un po' American Nanny, era più bello. Però ti inquadrano nel McDonald's, ti inquadrano i neon, ti inquadrano le strade dritte dritte. Se tu vedi American Nanny, ma anche Ella and John, questi film qua... È un po' americanani, anche perché loro sono quella tipologia, sono questi nomadi, perché poi si spostano, non possono mai stare in un posto, è geograficamente molto accurato, dice ogni volta che sono in uno stato diverso, ti dice dove stanno, e quello non mi fa impazzire. Però, insomma, mesi. Sì, non mi fa impazzire, però è un film tenero, un film romanticamente perduto. Cioè, e comunque, noi diciamo... Io sono d'accordo con te che il suo fisico è cruciale, l'avevamo detto anche per Dune. Per Dune l'avevamo detto che è la prima cosa che si nota, quanto è magro. Sì, sì. E il fatto che lui sia un modello di bellezza, l'unico modello di bellezza a alti livelli, chiaramente, insomma, star, cos'è, così magro, solitamente in un mondo del cinema, sapete, i modelli di bellezza maschili tendono a essere costruiti, tendono a essere grossi, palestrati, eccetera, eccetera, lo rende incredibile. Io mi chiedo sempre, lui che ha questo standard, che lo caratterizza tantissimo, tutti i registi lo filmano perché è magro, farà quando comincerà ad avere un'età, comincerà anche lui a mettere su del peso, non so come farà, però anche qui è molto importante, perché chiaramente sono persone, abbiamo detto, ai margini, sono persone diverse, lui lo riprende anche proprio
a torso nudo, che non è solo magro, lui è anche proprio privo di grasso, quindi molto definito. Sì, è stranissimo, però bello questa cosa di essere strana, perché loro sono anche un po' tipo come se avessero i poteri, perché loro mangiano anche le ossa, quindi proprio, è come se fossero, la loro conformazione fosse diversa. E secondo me, secondo voi, la bambina di colore del diner che li guarda, che è meravigliosa, sai che ci ho pensato, quella scena però è veramente, io mi stavo ammazzando da ridere, sì. Ma che poi fa una faccia quella, no, io pensavo fosse una bambina che non si faceva i cazzi suoi, no, può essere pure quello, perché ascoltava, ho pensato che lei non sa perché ma sente un odore diverso. Cazzarola, è questa cosa. Ecco, però poi c'è un altro tema, che loro incontrano molti cannibali e commettono anche molti omicidi. Ma in un mondo del genere, che sembra popolato da soli cannibali, qualcuno c'è, cioè, la polizia, accorge, cioè, no, certo. No, però questo, a parte che viene citata la polizia, allora, appunto, questa era più una battuta. Loro hanno anche una loro etica, per cui non per forza uccidono giovani in forma, ma magari qualcuno che sta già per morire. Dipende. No, poi no, loro uccidono solo persone cattive, se ci fai caso. Ma beh, ci sono anche i cannibali cattivi a un certo punto, che... Sì, però tipo, vabbè, non posso dire no, niente, ma non è vero, però... no, comunque no, perché stiamo andando molto nello specifico. Sì, primo, non esageriamo. Il primo non lo è. No, ma nemmeno cioè, un po' ce n'è un personaggio con un po' stronzetto, un senso di colpa, non è che non dite che i cannibali sono cattivi, fermiamoci, perché no, ma no, c'è un grande tormento e comunque sia... Sì, non facciamo discriminazione contro i cannibali. Esatto. Bravo, no, già, però parla... Sì, i famosi... Bettista è inclusivo anche a prescindere da quello che dai gusti alimentari. Sì. Adesso rispondiamo alle domande, però c'è il fatto che loro passino da uno stato all'altro, è come se fossero dei serial killer, non so come dire, cioè, sì, quello che succede resta lì, poi sicuramente vengono trovati indizi, viene scoperto, cioè, a un certo punto succede una cosa per cui si vede anche arrivare una macchina, viene data una notizia, quindi, e loro si allarmano, quindi probabilmente magari le indagini poi partono, ma loro, è per questo dico che è incredibile, perché loro ti danno proprio l'impressione di riuscire a essere trasparenti. Arrivano a casa di una parente senza... di noi, ma noi non li vediamo, non li conosciamo. Esatto, cioè arrivano anche a casa di una parente e ci restano due giorni senza che se ne accorga nessuno, cioè sono dei parassiti, è come se fossero dei parassiti e vengono percepite forse soltanto le conseguenze di quello che fanno, ma loro... Lei ha detto una cosa interessante, però sono dei vampiri. I vampiri. Allora, io ho avuto l'impressione che questo fosse un film molto derivativo da Lasciami Entrare. Cioè, allora, sì, vero, sì, è sì, quella tipologia di film, hai ragione da vendere. Cioè, quella è nato da lì. Sì. Ok. Sembra interessante, sì, questo documentario su Armie Hammer. Ci sta. Sì. Girato da Weisman. Sta battuta, esatto. Ma parliamo anche del film della mostra. Adesso, un secondo, volevo dire una cosa sulle immagini, perché è, secondo me, una delle caratteristiche di Guadagnino, bravissimo regista, molto raffinato, molto, molto intelligente, eccetera, eccetera. Si dice sempre che gli americani portano avanti la storia, la narrazione attraverso l'azione, e Guadagnino non fa sempre così, perché non è un regista americano, però una cosa bellissima che fa, secondo me, è riuscire a usare le immagini anche per raccontare proprio le immagini anche fisse. Questa cosa che dicevi te è anche una cosa fondamentale, perché arricchisce la scena di informazioni, e lui lo fa in realtà anche in altri film suoi. Sì. Questa cosa di un montaggio che ha un valore anche narrativo. Io lo trovo... È come se a un certo punto lui si girasse, si fissasse a vedere un'altra cosa dove non sta l'azione. Esatto, e lo trovo lo trovo molto... Ma parliamo del film che Gabriele Ringiardi aveva capito prima di tutti che sarebbe stato il film della mostra. Esatto. Che definito se l'è prenotato... Il Mad Max Fury Road delle Ballie. Allora, è Atena, è in concorso. E aspettate, no, stop. Scusate, c'erano 12.000 domande. Ah, okay. Scusate, un istante. Allora, ma le scene cannibali sono cruente e richiamano Cannibal Holocaust? Zero. Fanno un po' impressione. No. C'era una signora di 98 anni di fianco a me, alla quale per sbaglio ho pestato non un piede, un pezzo di scarpa all'inizio del film nel sedermi, e ha fatto così. Dopodiché siamo diventati amici, giuro, perché l'ho detto: attenzione signora, ma lei lo sa che questo film è un pochettino... E lei, un mio amico, accompagnato, devi far attraversare la strada. Esatto. E lei mi ha detto: un mio amico lo ha già visto, mi ha detto che non è così violento. E aveva ragione, quindi come minimo è tipo la mamma di Guadagnino. Se aveva un amico che l'aveva già visto, era no, una potentissima. E io ho detto, ma tipo Martins. No, vabbè, comunque... Il mio film.
E... però no, non è così violento, però c'è da sapere che no, splatter, perché, no, perché allora chiaramente è un po' splatter, però Guadagnino da un lato gli piace molto fare lavorare sul sonoro, che impressiona il sonoro in queste cose, perché voi sapete che al cinema non c'è il tatto, c'è solo la vista e l'udito, però il tatto ti viene col sonoro, cioè sentire i rumori che fanno le cose ti fa capire di che sostanza sono fatte, e lui ci gioca molto, è molto bravo, però non è eccessivamente impressionante, perché la messa in scena intorno alle scene di violenza cambia, cioè come, è come se lo annunciasse, come si fa in quasi tutti i film, la musica un po' sale, il ritmo si rallenta e dentro di te, che sei esperto di film, ne hai visti tanti di film, cominci a capire ok, è probabile che adesso arriva una scena di violenza, mentre invece sapete bene che i film molto impressionanti sono quelli in cui tu non te l'aspetti, non è lo il jump scare, è proprio non te l'aspetti, non c'è nulla che te lo faccia sospettare e a un certo punto arriva il momento perché non sei pronto. Lui questo non lo fa, in realtà va abbastanza giù in poche scene, tra l'altro va abbastanza giù, ma in maniera abbastanza annunciata, non è nulla di impressionante. Lo so, poi non lo lega tantissimo. Sì, non si vede tantissimo, poi spesso addirittura un po' lo nasconde. Sì, diciamo la prima è molto forte. Vabbè, però... la prima è molto forte, ci sono un paio di cose, ma non le lega troppo anche al dolore, cioè non insiste sulla sofferenza. Sì, bravo, cioè c'è la vittima che urla, sì. Esatto. Vabbè, detto questo, a me è lo stesso effetto in Chiamami col tuo nome, non c'è così tanto sesso, così come qua non c'è così tanto horror. Tutto qui, c'è splatter, diciamo gore. Leone o regia ci chiedono qua, io non ho alcuna idea, ragazzi, non saprei come se questo film può andare a premi. Se questo film può andare a premi, ne parliamo domani con Alò. Può andare. Gran premio della giuria. Era una teoria già fissata. No, ma io domani sera a fuochi d'artificio, champagne, mi aspetto una grande performance di Francesco. Il primo DiCaprio aveva un fisico simile in Celebrity, ad esempio. Della magrezza, è vero. Però aveva lineamenti più. Lui è molto triangolare. DiCaprio era molto triangolare. E Chalamet è invece una specie di omino. Esatto. Sembra davvero interessante. Sì, l'abbiamo letto questa battuta. Quando esce in Italia, non si sa. In America esce a novembre, in Italia esce con Vision Distribution. Penso, cioè, non credo sia un film che può puntare a Oscar o cose di questo tipo. Quindi non credo che aspetteranno, secondo me uscirà a novembre anche in Italia. Vincerà qualcosa? Non lo sappiamo, vediamo domani. Chi di voi tre è più aziendalista? Non ho capito la domanda. Distribuzione italiana per Bon Senol prima del fine dell'anno? Vediamo. La nonna di Chalamet era la nonna di Chalamet. Parlava in inglese la signora, in effetti, per cui. Un caloroso buonasera, vi seguo mentre faccio la notte. Sono riuscito a acquistare biglietti per il film di The Whale per il 4 settembre, sala grande. Siamo curiosi anche noi. L'anti Chalamet. Domani arriva il tenerissimo Brendan Fraser. Tra l'altro qualcuno ci chiedeva se vedevamo il film di Olivia Wilde domani. No, è dopo domani l'anticipata stampa. Perché è lunedì il film, poi in sala grande. Impressionerebbe molto meglio invece sentire la vittima urlare e reagire, la violenza velata nascosta, così è molto più forte. Vi per Virginia, guarda il film. No, poi dipende, alle volte come dici tu, alle volte secondo me no. Come mai non è montato da Fasano? Perché aveva da fare. No, dallo stesso sceneggiatore di Suspiria. Sì. Però era stupido anche me che non è montato da Fasano, però non ci abbiamo a meno perché l'avevamo annunciato, era stato annunciato Fasano aveva un altro film da montare importantissimo che non mi ricordo, ma era un altro film credo italiano che era super mega importante, e adesso quando cerco la notizia ve lo dico quando iniziamo a parlare di Atina, del quale Atena. Mi mangio le mani per diciamo imitare un po' però di film. Gianni che l'ha sempre saputo, diciamo. L'ho sempre saputo quando ci siamo divisi insomma i film, io ho preso a caso ed evidentemente ho preso un gran film, no, perché sono veramente d'accordo. Io farei una descrizione rapida, poi lascerei agli altri due ottimi recensori di andare un po' di più nella trama. Secondo me questo film è... Quando esce la tua recensione mi sta chiedendo una persona che ha bisogno di saperlo? Uscirà di Atina domani mattina. Ok. Abbiamo The Raid, che incontra Les Misérables di Lady Lee, che incontra Mad Max Fury Road, il Signore degli Anelli. E a un certo punto il Signore degli Anelli. Tutto chiaro, no? Mi sembra che è chiaro. Qualcuno sta cercando di convincermi a vedere questo film. Uscirà su Netflix. Posso dire. Esce il 23 settembre. Abbiamo preso la Sì, beh sì. Ma poi c'è anche il dettaglio che sembra un castello. Vabbè, incredibile. Posso dire.
Ma io sto amando. Però no, spieghiamo un attimo, però, cioè, questo non ho ovviamente fatto capire niente. Spieghiamo un attimo di cosa stiamo parlando. No, cioè, quando è finita nel futuro, nel passato, cioè, dico, cos'è questa roba? Dopo questo mega teaser. Allora, vado io. Andrò io. Allora, Balli e Polizia, questo è il genere di film. Una trama molto abusata, molto nota, che avrete visto, sentito mille volte, addirittura c'è anche un film italiano che un po' gli gira intorno a questa roba. Cioè, la polizia sembra, perché poi se l'ha fatto o non l'ha fatto è parte della questione del film, sembra che abbia fatto fuori un ragazzo delle bandiere. E chiaramente è successo un casino. Quando inizia il film c'è un soldato che scopriamo subito essere il fratello di questa vittima, è un soldato che legge un comunicato, c'è accanto anche il capo della polizia, lo leggono ai giornalisti perché vogliono placare gli animi. Stiamo cercando i responsabili, non sono tra la polizia, state calmi, non facciamo casino. E con un bellissimo, inizia con un grandissimo piano sequenza, la macchina va indietro sulla folla che sta assistendo a questa cosa, e in fondo vediamo subito dalle facce, dall'umore nero che vengono dal quartiere in questione, e scende giù, c'è uno di questi che ha una molotov in mano, la tira, e dal momento in cui tira una molotov comincia una guerra che finirà alla fine del film, cioè due ore dopo. È ininterrotta, è una giornata, diciamo, nell'arco narrativo, ma per noi non è un unico piano sequenza, ma potrebbe quasi sembrarlo, per quanto corre. È una serie di piani sequenza, in realtà, perché sono parecchi, diciamo, le scene in piano sequenza. Brevemente, proprio cosa succede, giusto per capire l'intreccio: sono lì nella sede della polizia, tirano questa molotov, entrano dentro, prendono delle armi e ritornano ad Atena, che è il quartiere dove lo stanno, che, come spesso sono questi quartieri popolari, palazzoni, che crea come una fortezza, perché è facile da chiudere, per cui loro si asserragliano là dentro, sanno che arriveranno la polizia e vogliono fare la guerra, perché vogliono i nomi delle persone che hanno fatto fuori questo bambino. E noi ben presto capiamo, perché inizia con quattro piani in sequenza, ognuno dei quali segue un personaggio. Il primo segue Karim, che è il capo dei ribelli, è un ragazzino, e questa fazione di ribelli sono tutti ragazzini, di nuovo sono magrissimi, questa è una cosa che li caratterizza, sono tutti magri, e questo è un film visivamente pazzesco. Romain Gavras, che è il figlio di Costa Gavras, pensate, Romain Gavras gli dà tutte, a un certo punto capiamo subito, loro hanno rubato delle tute da una squadra di calcio, dà tutte queste tute, così noi nelle scene di massa li riconosciamo sempre a loro. Bravi, ma perché li sono perso questo film per montare le recensioni di Alò? Tu guardavi Alò, ho proprio detto, vabbè, va così. Quindi c'è Karim, c'è l'altro fratello, anche Karim è un fratello della vita, qui sono tutti parenti, c'è Karim, c'è il fratello che è il militare che ha dato questa notizia, che è stata alla parte, Karim gli dice tu sei la puttana della Francia, perché è stata alla parte dei francesi, cerca di bloccare questa cosa. Ognuno di questi fratelli ha un, questo gli dà l'epica al film, ha un quest molto superiore alle sue potenzialità, cioè Karim vuole vincere contro la polizia, che è impossibile. Il fratello Abdul, il fratello che è militare, vuole fermare un conflitto di proposito. Questo è un conflitto che non è mai accaduto, perché se fosse accaduto sarebbe finito sulle prime pagine dei giornali anche giapponesi, di tutto il mondo, perché è una cosa irrealmente grande. E lui vuole fermarlo da solo, che è un quest impossibile. C'è un altro fratello che scopriremo che sta lì dentro, ed è il fratello che non gliene frega niente, in teoria, che ha degli affari con della polizia corrotta, ha delle armi là dentro, le dovrebbe portare fuori, ma è partita la guerra e anche lui la vuole fermare perché c'ha queste armi che deve contrabbandare, ed è un problema gigantesco. Poi c'è un altro che non vi dico chi è, c'è un quarto fratello, pensate che belle riunioni a Natale questa famiglia. E tutti questi personaggi hanno un carattere talmente bigger than life, talmente è gigantesco il carattere che hanno, e tu hai l'illusione che possano portare a termine questo quest. In realtà è una grande tragedia shakespeariana, molto bella. L'ultimo piano sequenza della parte iniziale è dedicata a uno dei poliziotti, uno dei celerini che vengono mandati là a fare battaglia. L'abbiamo detto, le scene di scontri sono da Signore degli Anelli, livello Signore degli Anelli. No, ma anche come setting proprio, cioè sì, sembra un castello assaltato. Sì, è un castello assaltato. Infatti è una guerra, ma non prima e seconda guerra mondiale, è una guerra medievale. Sì. È una guerra medievale. Sono tutti imparentati. Sì, a un certo punto si combattono con... anche a me lo sembrano... Aperta, quando... i capelli sciolti, sembrava un re. Cioè, fanno è bellissimo. Sì, sì, sì. No, ci sono delle cose, veramente, delle scene di massa, delle coreografie. Lui è come... Costa Gavras sembra Bong Joon-ho. Ha una capacità Costa di gestire... Costa Gavras. Scusate. Romain Gavras, figlio di Costa Gavras. Scusate. Poi cambia anche il cognome. Gavras. Sembra Bong Joon-ho. Ha una capacità
di gestire il primo e il secondo piano, che io ho visto solo in Bong Joon-ho, cioè di darti informazioni continue, pieno di informazioni. Questo è Mad Max Fury Road, cioè secondo me è proprio figlio di quel film là, cioè figlio dell'idea che il pubblico è pronto e anzi si eccita a reggere questa quantità di informazioni. Succede sempre qualcosa, ci sono una quantità di micro storie, di personaggi che tornano, c'è uno bellissimo che nella parte più incasinata arriva e chiede una sigaretta e basta, poi torna a bordo di un cavallo, cioè è pieno di queste, sembra un po', se avete letto il fumetto di Akira, sembra quell'idea di post apocalittico in cui ci sono anche delle quantità pazzesca di micro storie, ognuno ha la sua psicologia, e riesce in questi piani sequenze a creare delle immagini stupende. Ce lo siamo detto con Bianca, che l'abbiamo visto insieme, l'abbiamo anche rivisto un'altra volta perché volevamo capire come era fatto, che all'inizio c'è questo momento in cui loro scappano e tornano nel quartiere, in cui questa, noi siamo tornati a vederlo che non abbiamo capito come avevano fatto i piani di sequenza, però abbiamo la nostra teoria, cioè la mia secondo me è che è una macchina da presa a mano che è un drone, e quindi ogni tanto la lasciano e fa le cose del drone, perché entra dentro l'ambulanza, e io mi sto qualcuno, mangiando sì, le mani, entra dentro questa, anzi, no, questo, ma io lo vedo dal cinema, mica su Netflix, sì, live, entra in questa camionetta della polizia, entra dentro e lì dentro si muove come se fosse a mano e poi riesce fuori, e quando riesce fuori la prende dal lato correndo assieme alla camionetta, e ci sono loro tutti di fuori con i gara, la bandiera della Francia, che gridano Antena, insomma, veramente roba fortissima, e insomma, non lo so, poi mi piace molto anche questa idea che tutta la Francia rappresentata là è tutta la stessa famiglia, siamo le stesse persone, ma abbiamo visioni della vita e di quello che ci sta intorno completamente diverse, che ci fanno confliggere tra di noi. Ci sarà la domanda che vi ho detto che è tutto il film, ma è stata la polizia o no? Perché la polizia continua a dire non siamo stati noi, basta, non siamo stati noi, e loro continuano a dire fuori responsabili. Non vi faccio spoiler, ma vi posso dire che avrete una risposta, ma la cosa bella è che questa risposta pone ancora più domande. E il sequel Athena 2. No, comunque questo è, l'aveva annunciato Linciardi nella nostra chat, ma è vero, questo sembra, cioè sembra che Le Miserables sia il prequel, perché se avete visto I Miserabili... Ah, come se iniziasse subito dopo. Sì, no, finisce con una guerra irreale con dei ragazzini. Ma questo è questo scritto... La Lidlì. Il regista di Le Miserables, ma Roman Gavras aveva collaborato ai Miserabili e loro formano un collettivo, da prima ancora di Le Miserables, quindi insomma agiscono tutti insieme, è una cosa compatta. Certo, una roba del genere, uno spostamento di soldi di Netflix, del genere... Tanto per cambiare, però... Tre film in tre giorni di Netflix costosi, con soldi questi spesi, non so quanti, questo, spesi bene. Essendo europeo, secondo me questo è un film da 15-20 milioni. Sono i famosi 40 milioni che dovevano investire. A metà sono andati là. Comunque no, viva la faccia. Questo è un film, io sono sicuro che lo faranno uscire al cinema in Italia, perché comunque è un film da cinema, sicuro ci passa. Andatelo a vedere al cinema, veramente. Perché insomma, un lavoro sul sonoro, abbiamo detto quello, un lavoro sul sonoro per renderti la forza dell'ambiente. Cioè ti moltiplica l'ambiente, questo sonoro continuamente. Loro recitano tutto il tempo urlando. Recitano. Però bravi. Io era da La La Land che non sentivo in una proiezione stampa gli applausi scena aperta dopo il prologo. Quando arriva il titolo Athena, se ne è scoppiato. Ma perché? Da noi no, ma era giusto. Ma io non ho niente da aggiungere in realtà rispetto a quello che hanno detto. Cioè, a me mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto molto il fatto che venga girato proprio come un film di guerra. E c'è proprio quell'epica, quel respiro, queste scene gigantesche che sono poi sempre nello stesso condominio, che però sembra un castello proprio sul tetto, poi entri dentro le case delle persone, nei buchi, nei sotterranei, si lanciano di tutto, fumogeni, esplosioni, è veramente un tripudio di cose che succedono, però il regista ha sempre il controllo su ogni singola, anche sulle comparse più lontane. No, sa sempre chi. Sa sempre cosa deve succedere, cosa filmare, come filmare. Segretari, chi vuole farti vedere, riesce a fartelo vedere anche in una scena di massa, devo dire, veramente orchestrato impressionante. Orchestrato in un modo veramente poi incredibile. Molto epico. Molto, appunto, shakespeariano, l'ho detto prima, insomma, grande respiro veramente, questa tragedia di questi fratelli che muovono masse, insomma, tutta la storia degli sfollati, in mezzo c'è la storia degli sfollati. Pure come se fossero tribù dentro il castello. Esatto, quando arrivano fanno, noi siamo del quartiere, siamo tutti da aiutare. E poi c'è quel momento bellissimo che lui, cercando di risolvere tutto, entra in una stanza e dico... La madre gli dice, sì, ma adesso devi metterti a pregare. devi mettere a pregare perché ha detto la mamma, porca miseria. La mamma che state assistendo a un momento di FOMO clamorosa, da parte mia. Però abbiamo detto tutte le lingue. C'è questo piano sequenza martellante, il personaggio sbaglia corridoio, arriva dove tutti stanno piangendo il lutto. Quindi lui si ferma, rallenta e tutti gli fanno condoglianze, condoglianze. Fuori c'è l'inferno, gli fa grazie, grazie. Arriva la mamma, fa, adesso preghi un attimo tuo fratello. Sì. E lo spoglia, gli mette la cosa. Sì.
E comunque questo è un film che cresce, cioè parte sin da subito a mille, ma tende a crescere la posta in gioco, sempre di più, sempre di più. E quando pensi che di più non possa arrivare, perché è comunque un film che fa riferimento a un immaginario che noi abbiamo ben noto, no, anche più realistico, punto di denuncia sociale, il film cresce ancora. Cresce ancora e diventa veramente quasi appunto apocalittico. Massimo come sistema. Io ho l'unico dubbio in realtà, il personaggio del poliziotto. Cioè il capo della polizia che è un personaggio... il dettaglio delle unghie. Il biondo. Ah, sì, 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 ok. Qual è il tuo dubbio? Qual è il suo conflitto? No, non entriamo nel dire, non entriamo nei dettagli. Non nei dettagli, però... Cioè, beh, noi comunque vi consigliamo di vedere uno strumento narrativo per portare avanti, cioè poteva essere un oggetto invece una persona, però come l'aveva gettato il film. Arriva su Netflix, noi vi consigliamo a tutti di vedere questo film per capire se è una finzione per fare invidia a Bernie o se è veramente magari vi siete messi d'accordo apposta. Comunque c'era una domanda, c'erano delle domande che facevano non dite un cazzo, non ascoltare Twitch, aia, so che va male. Comunque, fatelo anche voi, perché Bianca mi ha obbligato a farlo, ma c'aveva ragione, sono contento che l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto due volte, perché la prima ti intrippi troppo. Ma io non sono stato invitato la seconda volta. Come, a Venezia la seconda volta. Ah, sì, è vero. A capire come è stato fatto, cioè proprio ti intrippi troppo a capire, ma qui, dove passava la videocamera qui? Cioè qui che, come funzionava? Perché poi, non so se te, ci avevamo chiesto anche se alcuni piani sequenze non siano finti, ma a me anche la seconda volta non mi sembra proprio. Secondo me c'è un montaggio invisibile in certi punti, però... Io non l'ho visto mai. Cioè, oddio, c'è il momento in cui entra nel fumogeno, lì potrebbe accadere di tutto. Va bene, ok, però non servirebbe neanche troppo. No, tipo, il primo, non potrei dire... Cioè, no, è un piano sequenza. Sì. Ma gli altri... contro le stampa non abbiamo visto film. Allora, lo possiamo dire? Spoileriamo. La nostra pianificazione editoriale? Sì. Stiamo discutendo con Netflix, io sono in contatto con Tenza Randos, che sembra che noi parliamo con l'ufficio stampa del film. Speriamo di riuscire a fare attività stampa vicino all'uscita e non qui a Venezia, anche perché qui a Venezia non solo fanno un'attività stampa relativa molto francese, in realtà la fanno qua, ma mi hanno anche detto qui ci avresti 4 secondi, sì, il che ci fa sperare che magari possiamo avere di più. Stessa cosa con Boss & All, che come al solito va veramente Guadagnino, va con, cioè parla con gli americani. Un misurino di Guadagnino? Sì, e poi oltretutto adesso loro partono subito perché è a Telluride e anche New York Festival, poi se non sbaglio. Ah, no, o fa anche Toronto, comunque va a fare un sapere per America. Allora, no, volevo leggere un altro paio di robe. Allora, ragazzi, al secondo giorno è un po' difficile fare già... Toto Leone. No, e fa quali Atena miglior film? No, però per ora, fino ad ora, beh, ci è piaciuto a tutti Atena, io direi. Sì. Atena, sì. Ha girato un sacco di videoclip, di Jay-Z, eccetera, anche Martina. Io ho visto anche uno dei suoi più recenti che si chiama... quello che c'è a mondo nel film, mi ricordo, scusate, che è una commedia che non mi è piaciuta per niente, ma all'inizio è pazzesco, bellissimo. E un trailer di The Whale non esce ancora, credo che uscirà il giorno del lancio qua a Venezia, verosimilmente. C'era qualcuno che ci chiedeva una cosa molto divertente, che era qual è la vostra routine qua a Venezia. Ah, posso dire una cosa? Un secondo. Secondo me in Atena, ammetto che c'ho un po' la fissa di queste cose, c'è anche un Akira, cioè un personaggio che ha la funzione narrativa di Akira in Akira, che è un personaggio che tutti quanti hanno paura di quello che potrebbe... Dicono, attenzione che c'è anche questo, e attenzione che poi c'è questo, ma sì, sapete dove è finito questo? Cioè non è che... Chi sta facendo questo? Vallo a prendere, mettilo lì, Sì, sì, tenilo là, che sembra, come Akira, sembra buonissimo, sembra innocuo. Qual è la versione italiana di Banlieue e Polizia, secondo voi? No, io dicevo che c'è una cosa che si chiama Il Legionario. Ah, non è esattamente certo. Così, è un film a un budget molto basso, perché è un film, il primo film di Club Papu, che è un diplomato del centro sperimentale, non è paragonabile perché questo è un budget immenso, ma è la stessa idea, è un celerino italiano, che però è un italiano di seconda generazione, non ha detto a nessuno che i suoi genitori sono in vita, ha raccontato a tutti che sono morti, lo mandano a sgomberare un palazzo occupato e dentro il palazzo ci sono i suoi genitori e suo fratello è il capo degli occupanti e lui vive questa settimana di avvicinamento allo sgombero, la vive malissimo perché fa la spola, cerca di fermare questa cosa in tutte le maniere ma non sa che parte prendere, poi ci sarà lo scontro, dovrà fare qualcosa, questa è una parte molto bella. Ripeto, un film italiano a budget molto basso e questi film soffrono il budget basso, ma è intelligente, è scritto bene, abbiamo intervistato Club Papu perché lui è fortissimo, insomma è una roba che vi straconsiglio.
Ci dicono che Guadagnino ha già finito le prese di Challengers. Io non lo sapevo che l'aveva già finito, e che forse sarà Cannes. Vuole fare un po' coso, dai, che era stato a Venezia, poi Martone. Martone, esatto, si vuole un po' vendicare. Già, allora Fasano non aveva fatto Bonsenol perché giustamente stava montando un piccolo film di due gemelli di nome Fratelli di Innocenzo all'epoca, e quindi non poteva farlo. Oltretutto era capitato anche con We Are We Are, perché su We Are We Are aveva detto un'altra cosa, perché era impegnato con Luca Fratello, amico, marito, moglie, su altri due lavori, uno prodotto e uno diretto a lui. Certo, è vero, sta facendo il Beckett di Ferdinando Cito Filomarino, e poi la post-produzione, e poi c'era Shoemaker of Dreams, e quindi non aveva fatto We Are We Are, che fra l'altro è una serie TV che, se non l'avete visto, recuperatela perché è bellissima. È molto impegnativo montarla. Dicevo, qualcuno ci chiede, Dark Thor Blood ci chiede qual è la nostra routine, poi domani la chiederemo anche poco glamour, Francesco. Cioè, questa è la parte che io, cioè, roviniamo il fatto che magari pensano che facciamo una gran vita, ma invece no, ci vedono in faccia, te lo garantisco che vedendoci in faccia capiscono che non facciamo una gran vita. Non è nulla di glamour, allora dico la mia. Sveglia prenotazione biglietti, perché i biglietti si sbloccano, la prenotazione dei posti in sala alle 6:40 alle 6:40 del mattino si sbloccano le prenotazioni dei due giorni successivi, per cui a un giorno sì, un giorno no, dobbiamo prenotare finché vogliamo vedere, ce l'abbiamo segnati, li dobbiamo prenotare. Quindi sveglia, doccia, plum cake della Mulino Bianco, bici fino alla proiezione delle 8:30, delle 9, quello che è, poi la proiezione delle 11, tendiamo a vederle tutte e due di solito, perché sono i film più importanti della giornata. Il pomeriggio di regola o si fanno interviste, o si vedono i film minori, o si recuperano quelli che ti sei perso, perché ci sono queste cose nel pomeriggio. La sera c'è il film delle 19. Ci sono anche eventuali incontri stampa, interviste. Interviste, l'avevo detto. Si lavora. Cioè, oggi, per esempio, io ho fatto solamente per la mia giornata, è stata di scritto, dopo i film del mattino, di scrittura tutto il giorno, e poi il film della sera, e poi si viene a fare il videoblog. Uguale. C'è poco da cambiare. Stessa cosa. Sì. Beh, sì, sono un po' così. Un po' più attiva magari perché io sono in casa con 9 persone. E poi ci sono qualche festicciola, dai. Qualcosina. Ah sì, feste. Capitolo feste. Tu vai a qualche festa. Devo dire dove vado, no, scusa. No, domani arriva Alessia, sicuramente. Io sto in the casa. The card counter quando lui è in galera, capito? Fa solo quello. Vestito, pieghi. No, ma la mia stanza è proprio la cella della... Cioè c'è il letto, uno spazio accanto al letto. Capito? E ricordo, perché io un anno sono stato in casa. Ah, è vero, sì, sì. Sì, sì, esatto. Io sto lì al massimo con le gambe incrociate del computer. Noi in realtà stiamo in casa con delle persone che hanno... una delle il posto dove stasera fanno la festa di Padre Pio, che è bellissimo. È lo spazio del Padre, no, è dopo l'Excelsior, c'è questa villa dove fanno l'ex villa degli autori, e stasera c'è la festa, mi hanno anche invitato, ma io la sera c'ho sempre il videoblog, cioè, e poi la festa di Padre Pio. No, è con Shella e Abel Ferrara, che io e Alessia lo racconto sempre, ormai no, chi ci segue lo saprà, io e Alessia anni fa, quando venne a presentare non mi ricordo che cosa con Villain Defoe, tanto per cambiare, incontrando Villain Defoe, disse, cioè, non mi ricordo se io o Alessia, verosimilmente io che faccio sempre queste gaffe, abbiamo preso Villain Defoe, abbiamo detto, scusi lei, ci fa una foto? E quello era Abel Ferrara, che adorabile, ha detto, certo. Figura del secolo, quindi volevo replicare stasera con Shella Beffe. Avrei dovuto dire a Shella Beffe, scusi lei, ci fa una foto con Abel Ferrara? Però domani sera arriverà Alessia e sicuramente cercherà di trascinarmi a qualche parte. Bianca, c'è una festicciola, dai dillo. C'è la festa della settimana internazionale della critica. Dove tu vorresti incontrare? Quelli di Margini. Sì, quelli di Margini, sarebbe bellissimo. Gabriele, la tua routine? Ma più o meno è la stessa, con più difficoltà sugli spostamenti, perché dove stai? Io becco sempre, no, io sono comodo di casa, una stanza, da una sala all'altra. È molto difficile perché in questi giorni ci sono red carpet importanti, quindi bisogna sopravvivere alle orde di fan agomitate, perché io mi becco sempre... E lo Chalamet di turno, Lady Gaga, io devo arrivare vista con Lady Gaga all'epoca, era stata una cosa. E solo che io, nonostante io sia magro, ho una maggiore attenzione di voi sul mangiare, quindi io cerco costantemente cibo.
Attenzione perché Mignola appena no, no, io faccio una dieta ferrea, faccio proprio perché sennò mi addormento, cioè soffro calo di sono cose interessantissime per il lettore, soffro i processi digestivi e mi viene sonnolenza, e quindi per non dormire, specialmente le proiezioni dopo pranzo che sono quelle difficili, mi tengo leggerissimo. E tu invece ti sfondi? Io mi sfondo, no, io cerco, voglio capire dove andare, annusi, dove sempre annuso. E non, insomma, Gabri ha detto lo sveglia, voi magari pensate che si dorma, ma non si dorme, cioè la sveglia è per ricordarsi quando prenotare, poi generalmente le ore di sonno stanno a zero. Sì. E feste? Comunque il primo film è l'8 e mezza. Feste no, non sono asociale dentro. Io in tutto questo tengo anche le redini della redazione, il che, cioè, non che la redazione non sia, cioè, non si riesca a regolare da sola. Film, cioè... Infatti, purtroppo rinuncio ad alcuni film, però ho tutta una serie di routine, di cose assurde, tipo dopo la fine del primo film vado in un posto che oggi ha scoperto Gabriele Ligiardi a bere il secondo caffè della giornata, che sta sulla spiaggia. Ma come nei videogiochi, avete presente quando sbloccate? Esatto, la nuova area. Così, la nuova area. Poi per esempio, siccome abitiamo io e Alessia veramente vicino al festival, esco di casa 4 minuti prima dell'inizio del film, ma è perché tipo fino a 4 minuti prima dell'inizio del film sto scrivendo oppure sto mandando mail o sto facendo cose, quindi esco se dimentico la mascherina o qualcosa alla fine, ma poi ho tutta una serie di trucchi per evitare, non evitare i controlli, ma arrivare in punti dove i controlli sono molto meno affollati, inclusa la spiaggia, cose di questo tipo, e poi il pomeriggio spesso, cioè finora l'ho sempre passato a montare video recensioni, oggi anche a sottotitolare le interviste del Signore degli Anelli di Londra, eccetera, e poi c'è il film della sera e di solito ceno dopo il videoblog e vado a dormire verso una. E domattina alle 6:30, cioè meraviglioso. Ah no, perché poi l'ultima cosa della serata che faccio prima di andare a dormire è, questo è Andrea Francesco Berni, autolesionista, perché poi non fa chissà quali letture questa cosa, non so perché ho deciso di farlo quest'anno, ma siccome ho iniziato a farlo, e quando ho iniziato a farlo ho detto, questa sarà la tua rovina, Andrea, al 00:30 scrivo il programma del giorno dopo del festival. Sì, esatto. Un'idiozia totale che trovate su Bethesda alle 7:30 del mattino, non lo so perché, cioè mi è stato suggerito da chi si occupa di SEO di fare una serie di cose. Ma questo è proprio, no, è l'apprendista stregone, siccome continuano a fare la cosa perché qualcuno non le ferma. Toglie mezzo. So già che Alessia farà in modo di impedirmi, perché potrebbe essere che ci sia questa discontinuità nella pubblicazione di un contenuto sicuramente attesissimo sulle pagine del programma che potete trovare sul sito dell'ambientale. Ma poi io ci metto anche settimana della critica, cose di questo tipo, e mentre vado a cercare queste informazioni dico, comunque, sono quelli che si tagliano, capito? Ma è quale? Mezzanotte e mezzo, ma perché sto facendo questa cosa? 18 anni che faccio queste cose. Vabbè, niente, ragazzi, è passato un'ora e un quarto. Direi che pur senza l'O siamo riusciti a riempire tutto quanto. Ragazzi, il prossimo videoblog a che ora lo facciamo domani? Sì, domani mi sa che non ci sono io. Ci avevi anticipato, però non no, abbiamo. È lunedì che non ci sono io, scusa, quindi non è la vita. Il film di domani sera. Aspettate, siamo completamente impreparati. Scusate, Io domani sera ho The Whale alle 25. Che dura? Sala d'Arsena? Mi sembra di sì. Dura, secondo me, un paio d'ore. Sicuro, perché... scusate, dobbiamo assolutamente vedere accreditati. No, ho messo Venice Immersive, perché ho le dita di un tricheco. Allora... Questa è la vita nella redazione di... Venerdì, domani è sabato, ok. Tutte le sedi, Sala d'Arsena. Abbiate pazienza, ragazzi. C'è 14:15. Allora, 20:15. Molto intrattenimento questo momento in cui ragazzi, sì, veramente che follia. È per dire. Dura 117 vabbè. Minuti, quindi ci ho messo 5 minuti per confermare quello che già sapevi, ma ormai tu sei l'oracolo, lo sappiamo. Quindi... Ci vediamo domani sera. Scusa, quindi 20:15, 21:15, 22:15. Ci vediamo domani sera. Sì, ma a che ora? Sì, dobbiamo dirlo, sì. Alle 22:30, più alle tardi, 22:30. Più tardi di questa sera, andava detto, andava vabbè. Specificato. Martina, ricordati di segnarlo su Palisetto. Ciao, buonanotte. Ciao.